No, sicuramente fa piacere. Era una partita complicata, lo sapevamo, su un campo difficile, loro che devono fare risultato ad ogni costo per cercare ancora di aggrapparsi alle ultime speranze per la salvezza. Un campo non bellissimo, vento, quindi c'erano tante incognite. E la partita era complicata, però per fortuna siamo riusciti a risolverla alla fine. Dei punti pesantissimi, ma come sono stati tutti finora, quindi questo dimostra veramente che siamo un gruppo che tutti danno qualcosa, chi gioca dall'inizio, chi entra, e quindi questo penso veramente sia il segreto, ecco, di questa squadra. Ti riempie d'orgoglio e fa piacere dare il contributo, ecco, a questa cavalcata che abbiamo intrapreso da luglio. Sì, primo tempo abbiamo forse avuto un po' più di difficoltà, secondo me anche per il vento, perché ogni volta che loro calciavano allungavano molto la traiettoria, invece noi quando magari cercavamo la palla alta si fermava. Quindi sono tutti dettagli che poi nell'arco della partita fanno la differenza, ma ripeto. Come ho detto prima, questa squadra dimostra che veramente ha una rosa ampia, perché magari nel momento in cui la squadra sta facendo fatica, metti dentro ragazzi che hanno voglia, danno freschezza e quindi è cambiata un po' l'inerzia della partita, ma questo è successo anche in altre occasioni, quindi va dato merito a tutti. Ci manca ancora un ultimo passo e non dobbiamo assolutamente mollare perché sappiamo com'è il calcio, che è imprevedibile. È quello un po' che ho detto prima, c'è una rosa ampia e l'ho già detto in altre interviste, poche volte ho giocato in gruppi così forti ma di elementi importanti e quindi è normale che quando qualcuno sta fuori ci sta male, rosica però in modo positivo, rema sempre nella stessa direzione, però poi quando viene chiamato in causa si fa trovare pronto, quindi penso questo che sia il segreto delle grandi squadre. È partito veramente da lontano, come ho detto in un'altra intervista, le strade all'inizio si dovevano dividere, ma poi ho trovato un progetto serio, con delle persone serie, quindi mi hanno convinto e mi hanno fatto, diciamo, tra virgolette, tornare anche l'entusiasmo di togliermi, ecco, la rivincita che avevo lasciato in sospeso. Questo insieme a altri ragazzi che poi sono arrivati a stagione in corso. Quindi è bello, ci godiamo questo momento, ma vogliamo ancora dare tutto perché mancano ancora dei punti e vogliamo godercela fino alla fine. Quando sono andato via da Bari è stato un cambiamento anche per loro, poi tornare e fermarmi di nuovo a Bari, ho dei bambini piccoli che per loro non è facile e anche per la mia compagna, però mi sono sempre stati vicini, hanno sempre sostenuto le mie scelte, quindi va dato anche a loro, va dedica a loro specialmente questo gol.